Amici di Battista 70 Phone, oggi voglio fare un confronto tra due terminali che montano due sistemi operativi diversi. Parliamo di HTC Desire con Android 2.1 e Nokia X6 nella versione da 32 GB che utilizza Symbian 5th Edition, Symbian nella versione touchscreen. Andiamo subito a dire che hanno caratteristiche fondamentalmente diverse. Molto più orientato alla multimedialità, anche a parte foto, video, l'X6, più orientato all'utilizzo dei social network e dalla parte internet, il Desire. Entrambi hanno un display capacitivo. Scusate, ok, un display capacitivo, interfacce completamente diverse. Qui abbiamo la Sense con le nostre belle paginette che scorrono. Qui un'interfaccia Symbian molto più classica con i vari menu. Andiamo a vedere, abbiamo il menu delle varie applicazioni, abbiamo lo scrolling cinetico, il display è veramente molto sensibile, abbiamo la possibilità di organizzare i programmi per cartelle. Parte telefonica a confronto, diciamo che qui assolutamente non c'è gara. Nokia decisamente molto più telefono, vabbè, in questo caso non ho la SIM, avendone una l'ho inserita dall'altra parte. Comunque Nokia molto più telefono, miglior ricezione assolutamente, audio in chiamata veramente forte e limpido, suonerie altissime, è impossibile non sentirlo, per non sentirlo bisogna essere sordi. Inoltre, come sappiamo, dotato di videochiamata. Quindi la parte telefonica direi decisamente a favore di Nokia. Dove però Symbian pecca molto, a mio parere, è la parte internet e la parte email. La gestione è ancora piuttosto vecchia. Qui possiamo vedere che la gestione di internet è veramente molto fluida, molto rapida, cioè abbiamo l'accesso al blog, ci entriamo in 2 minuti. Qui proviamo ad avviare, ho utilizzato Skyfire perché il browser di serie è veramente lentissimo. Sì, ok, scegliamo di collegarci con la nostra LAN. Cosa comunque bella di Symbian è la possibilità ci chiede al momento su quale rete vogliamo collegarci. Quella che trova disponibile, lui ci si collega. Andiamo a vedere i bookmarks dove ho inserito il nostro forum. Ok, andiamo a richiamarlo. Anche qui entrambi sono in wifi, ma la velocità di Android è decisamente superiore. Molto più veloce, molto più fluida, la possibilità del pinch to zoom, il doppio tap, decisamente un'altra cosa. Qui ci si è aperto non nella versione mobile. Quando andiamo a scorrere, vedete, si creano i pixel. Cioè, decisamente una versione un pochettino troppo, diciamo, antiquata per quanto riguarda la navigazione internet. Spesso degli impuntamenti, come potete notare. Ok, sto usando un browser che non è quello di serie, ma vi assicuro che quello di serie è anche peggio. A me dispiace veramente molto perché questo terminale mi piace, cioè veramente. Anche la parte fotografica è veramente bella. Però per me è troppo importante la navigazione internet e anche i social network. Diciamo che qui proprio siamo molto molto svantaggiati da questo punto di vista. Ok, abbiamo anche qui il supporto dell'accelerometro che ci può venire un attimo in aiuto, però vedete anche lo scorrimento è piuttosto lento. Possiamo tornare nella pagina principale. Ok, chiudiamo pure, torniamo nella pagina principale. Altra cosa che vi dicevo, la gestione delle mail. Qui la gestione delle mail è immediata, ho l'apertura, mi vengono scaricate subito le mail, la risposta è molto, molto rapida. Qui devo comunque entrare nel menu, andare poi nella messaggistica, andare ad aprire il messaggio. Insomma, è un pochettino più macchinosa come gestione. Nonostante questo, c'è da dire che in ogni caso sono riuscito tramite Google Sync a configurare
a sincronizzare Gmail, ho potuto importare tutti i miei contatti, come potete notare da qua, ho importato tutti i miei contatti che avevo. Possiamo avere qua Press here for social network, social contact, scusate. Andiamo ad aprire e ci porta nella pagina con tutti i nostri contatti dei vari social network. Non abbiamo ovviamente l'aggiornamento dello stato. Però diciamo che è già qualcosa. Qui invece, come sappiamo benissimo, abbiamo l'assenza, abbiamo il tab di Twitter, volendo abbiamo anche quello di Facebook. Io preferisco utilizzare la versione mobile. I nostri preferiti, ad esempio, e non solo, quando hanno degli aggiornamenti di stato, come ad esempio possiamo vedere, neanche a farlo apposta, il nostro amico Diego in questo momento ha un aggiornamento di stato. Vabbè, ok, comunque questi sono fatti suoi, adesso non stiamo a leggere, però diciamo che a livello social network la sense è tutt'altra cosa. Qui ho installato questo programmino che si chiama iSocially, praticamente mi consente di avere sott'occhio tutti i vari social network con tutte le varie aggiornamenti di stato, sia Facebook che Twitter. Vabbè, qui no more updates perché ho appena aperto dall'altra parte, e qui abbiamo il Twitter. Ripeto, vedete, abbastanza macchinoso e lento nell'apertura. Poi vabbè, ovviamente abbiamo tutte le nostre informazioni, abbiamo anche un nostro tweet che abbiamo postato, possiamo andare ad aprirlo. Anche qua, gli avevo già detto che stiamo utilizzando la LAN, me lo richiede, vabbè, in ogni caso non è un problema. Però vedete anche la macchinosità della cosa. Lentezza, e siamo entrambi in wifi. Vedete, sta aprendo. Ok, sì, adesso addirittura siamo rimasti con la memoria piena. Scusate, andiamo a chiudere. Devo aver lasciato aperto qualcosa. Anche questa cosa, vengono lasciati aperti i programmi e a volte causano dei crash. Non sono un esperto di Symbian, almeno sono tanti anni che non ci traffico più, per cui lo sto utilizzando proprio così com'è, senza nessun ammenicolo in più. Adesso andiamo un attimino ad aprire e a chiudere i vari programmi, di modo che ci si dovrebbe liberare un pochettino di memoria. Comunque questa è la prima volta che vi capita, dico la verità, non è mai successo. Ok, exit. Va bene, ora dovremmo avere la memoria pulita e dovremmo poter riprendere. Vi dicevo invece, per quanto riguarda la Sense, la gestione di Twitter e la velocità di caricamento è tutt'altra cosa. Come potete notare anche qua, stiamo aprendo, siamo già dentro praticamente alla velocità della luce. Poi abbiamo la comodità del multitouch, che è tutt'altra cosa. Purtroppo a me serve molto e mi piace molto navigare in internet, e avendo un blog e un forum ho la necessità di utilizzare i social network in maniera abbastanza massiccia. Andiamo a vedere ad esempio la riproduzione di un video. Facciamolo partire dai... Allora, vediamo quello di helicopter. Ok, Demo Helicopter, l'ho installato anche qui. Li facciamo partire direttamente dai file Explorer, così. Allora, ufficio. Scusate l'imbranamento, ma veramente non sono più abituato. Sai che lo scrolling è veramente buono. File audio, clip video, dovrebbe essere qui dentro. Ok, facciamolo partire magari anche prima da qua. Andiamo a vederlo. C'è da dire che il display OLED è veramente molto bello. Qui potete apprezzare l'audio. Sentite? Da questo punto di vista la superiorità è netta.
Fermiamolo un attimo, facciamolo partire sul desire. Voi dovrete sentire una display, ovviamente AMOLED con queste dimensioni ha un'altra resa. Oddio, non è che ci sia da lamentarsi dell'audio del desire in questo frangente, eh. Però l'altro è decisamente più potente, più rumore. Diciamo più pieno come suono. Potete vederli a confronto. Proviamo un attimo. Vabbè, quasi sincronizzato. Come potete vedere, i display sono veramente belli entrambi. Lo sentiamo suono e sentiamo il suono qua. Differenza direi abbastanza importante, decisamente a favore di Symbian. Però questa non è una novità, lo sappiamo che hanno caratteristiche completamente diverse. E poi ripeto, fotocamera decisamente a favore del Nokia, anche il doppio LED flash, lenti Carl Zeiss, sono tutt'altra cosa. Poi non andiamo a cercare altre cose perché diciamo che i sistemi operativi sono piuttosto diversi, quindi è difficile confrontarci. Abbiamo parlato, ho detto a mio parere le cose che sono forse più importanti nella scelta di un terminale. Di conseguenza, se non utilizzate molto internet, i social network, e preferite molto di più la parte multimediale, comunque anche la parte telefonica, diciamo autonomia e ricezione, anche qua l'autonomia è veramente buona, ci sto smanettando da ieri, non l'ho mai caricato e la batteria ancora tiene, forse vabbè, adesso saranno un attimino gli sgoccioli, ma è normale. Non mi sono mai fermato praticamente. Nokia ha decisamente più telefono e molto meglio la parte multimediale. Se invece siete più orientati verso un telefono che per la navigazione internet, per l'utilizzo dei social network, e perché no, anche il modding, diciamo, qui sì, si possono cambiare i temi, ne avete visto uno bellissimo di Baby. Molto bello, anche le iconcine tutte fatte a modo, però diciamo non ci sono moltissime interfacce da utilizzare, e invece per Android nel modding c'è veramente da sbizzarrirsi, cambio ROM e quant'altro. Quindi di conseguenza diciamo modding, navigazione internet e social network, decisamente desire. Navigazione stradale io mi metterei a pari comunque. Un punto a favore per Nokia che distribuisce gratuitamente Ovi Maps. Su questo terminale sono gratuite anche le mappe, basta utilizzare il Nokia Map Loader e installate le mappe che volete. Io ad esempio l'altra sera ho installato sia l'Italia che la Svizzera, ma potevo installare tranquillamente tutto il mondo perché tanto con 32 GB a disposizione ci stavano tranquillamente. Varietà di navigatori ce ne sono per entrambi. Vari Sigi, Copilot, girano indistintamente su uno e sull'altro. Di conseguenza, da questo punto di vista, direi che sono pari. Spero di avervi un attimino chiarito le idee sulle differenze tra i due terminali, i due sistemi operativi, e di esservi stato utile. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista70 per Battista70 Phone. Ciao!